Dalla festa il primo grande solco su cui programmare il futuro. Nicola Ottaviani non si ferma ad una vittoria schiacciante, riparte dal palco di Piazza 6 Dicembre e lancia una nuova opportunità di sviluppo per il capoluogo. Dall'accordo con le associazioni di categoria per l'ex Permaflex e l'opportunità di 550 posti di lavoro, ai contributi alle famiglie, passando per le infrastrutture, visto che dal 30 giugno inizierà la costruzione del Parco del Matusa, che sarà a disposizione di tutta la città, fino ai piloni che saranno ricostruiti. E poi quanto fatto, lo stadio in primis, tanti gli annunci da parte del sindaco che ha voluto ringraziare i suoi 15.038 elettori. Esattamente da dove non è che avevamo bloccato il tutto, avevamo sospeso per il weekend di campagna elettorale, quindi con il Parco del Matusa. Questa settimana si andrà avanti con quelle che sono le progettazioni esecutive, con quello che è il passaggio dei cantieri, e il 30 di giugno deve iniziare questo grande cantiere nella città di Frosinone per recuperare questo grande polmone di un ettaro di verde più un ettaro di servizi, quindi 2 ettari di superficie al centro della città, dove prima sorgeva, dove sorge per ancora questa settimana il mitico stadio del Matusa. Quindi passiamo da quello che è il concetto dello sport a quello che è il concetto della socializzazione per giovani, anziani, per le famiglie. C'è tanto da continuare a fare, noi ci confronteremo ulteriormente con quelle che sono le associazioni, con quelle che sono anche le classi imprenditoriali e sindacali che insistono in città, collaboreremo sicuramente anche con la minoranza, ma siamo dell'avviso che il percorso e la rotta sono già stati tracciati. Una vittoria frutto anche della campagna elettorale calibrata su pochi e mirati temi. Diciamo che la strategia secondo me è stata perfetta anche la tattica, perché abbiamo usato tutti quelli che gli accorgimenti che devono essere usati per questa campagna elettorale, puntando su quelle che sono state le opere che siamo stati capaci di tradurre in realizzazione in questi 5 anni. Devo dire che la gente ha apprezzato,